siamo nell'auditorium, un nuovo auditorium di Segre Difesa. Per questo dobbiamo ringraziare ovviamente Gianni Magrassi in primis, ma sei il quinto reparto di Segre Difesa, la dottoressa Riccardi, che caporeparto, e il dottor Salamone, che come quinto reparto abbiamo, diciamo, supportato e sponsorizzato per l'uso della sala, oltre che contribuire all'agenda, perché ci sarà un intervento del quinto reparto. Dicevo, l'argomento è quello sulla sorveglianza marittima. Capisco anche che in un momento in cui, quando si parla di sorveglianza marittima, corre subito il pensiero al problema degli migranti che arrivano dal Nord Africa, però noi parleremo significativamente, che mette a scena, non interviene nelle problematiche di tipo politico, diciamo. E l'evento era stato organizzato da prima che il problema diventasse così incombente e immanente. E ovviamente noi, considerando la posizione dell'Italia, quella della sorveglianza marittima è una problematica sicuramente seria, al di là di quello che può essere il problema degli immigrati, quindi noi parleremo un po' di quelli nel nostro convegno. Gli interventi saranno del lato istituzionale, per, da parte di quelli che sono gli attori principali, per vedere come si opera, e poi ovviamente quali sono soluzioni tecnologiche che possono contribuire ad ottimizzare, migliorare quella che è l'attività di sorveglianza marittima e quindi della Maritime Surveillance Awareness. Ovviamente il primo intervento sarà della dottoressa Turco Bulgherini e della professoressa Turco Bulgherini, che farà, essendo esperta di diritto della navigazione, darà un inquadramento dal punto di vista del diritto. Poi seguiranno gli interventi dal punto di vista istituzionale nella prima sessione, prima del conflitto, e poi l'intervento da parte di Aster, delle tecnologie. Raccomando a tutti i relatori di stare nei tempi, poiché la giornata è lunga, anche per rispetto alla cifra, di stare nei tempi e in maniera da consentire anche di fare qualche domanda, se no andremo parlando in termini italiani. Io sono aeronautico, non vorrei scarrocciare troppo, insomma, in quello che è la giornata di oggi. Quindi ringraziare nuovamente tutti. Nel corso della giornata approfitteremo anche per consegnare il capitolo di Roma, è inquadrato in quella che è l'AFSCEA International, che ogni anno assegna dei riconoscimenti, degli awards, sia a livello singolo che a livello di capitolo, che si sono distinti nel perseguimento degli obiettivi prefissati. E il capitolo di Roma e il capitolo di Napoli sono stati premiati quest'anno insieme alla questa Lamberto, che di Leonardo, che ha avuto il Meritorious Award. Nel corso della giornata aspettiamo ci sia anche il Gianni Finocchio, che è vicepresidente europeo, per la consegna di questi eventi. Quindi direi di iniziare, per non essere io il primo a introdurre i ritardi, con l'intervento della professoressa Turco Bulgherini, che vi darà